E tanta guagna per tutti, sono Mr. White e bentornati su TG Guagna. Questa settimana sarò eccezionalmente io a raccontarvi quelle che sono state le news più importanti sul mondo dei videogames. Microsoft ha annunciato il rinvio di Fable Legends, l'RPG in via di sviluppo da Lion Studios, che sarà quindi disponibile da primavera 2016. Non sono stati forniti molti dettagli riguardo questo rinvio, ma come sempre vi invito per ogni news che vi racconterò ad andare in descrizione perché trovate approfondimenti e dettagli maggiori sul nostro sito web che è www.guagna.it. È possibile ormai da qualche settimana giocare ad alcuni dei vecchi titoli che hanno fatto la storia su PlayStation 2 anche su PlayStation 4. Come aveva già annunciato Geo in un'altra edizione del TG Guagna, la lista dei giochi che potete trovare è piuttosto scarna. Sony, sensibile a questa tematica, ha deciso di ascoltare quelli che sono i nostri pareri e i nostri consigli su quali giochi portare da PlayStation 2 a PlayStation 4 e ha quindi dichiarato che sarà possibile proporre a loro i giochi da portare su PlayStation 4 attraverso l'hashtag PS2PS4 su Twitter. Quindi consigliate su Twitter tutti i giochi che vorreste vedere su PlayStation 4. GTA 5, come ben sapete, il 15 dicembre ha rilasciato un aggiornamento di Dirigenti ed altri criminali, un aggiornamento che vi invito a approfondire in un video precedente che è stato fatto da Mr. Rock su questo canale che troverete in descrizione. E oltre a questo aggiornamento ci sono dettagli nascosti che si sono sbloccati in occasione delle feste. Stiamo parlando di alberi di Natale e decori all'interno delle nostre abitazioni già acquistate, una macchina che era già presente su San Andreas, stiamo parlando della Tampa Muscle Car, e oltre a questo sarà anche possibile acquistare delle maschere a tema natalizio del tutto inedite. Sia l'albero che le maschere natalizie saranno poi rimosse alla fine delle festività. La notizia che però ha più sconvolto tutto il mondo videoludico durante l'ultima settimana è la notizia del termine della collaborazione fra Kojima e Konami, ma soprattutto dell'avvio di un lavoro, di un progetto che porterà Kojima a sviluppare un'esclusiva per PlayStation 4 in collaborazione ovviamente con Sony. È stato direttamente il CEO di Sony, Andrew House, che abbastanza estasiato ha comunicato questa informazione al pubblico. Il genio di Metal Gear, infatti, dal 15 dicembre ha terminato ogni rapporto con l'azienda Konami. È stata introdotta una nuova patch su Black Ops 3. Questa patch, oltre a stabilizzare alcuni errori di gioco e a migliorare alcuni aspetti, ha introdotto le microtransazioni. Per ulteriori informazioni vi invito a passare in descrizione, dove troverete un video dedicato su questi aggiornamenti. Dal 17 dicembre è disponibile un aggiornamento per Clash of Clans che porta migliorie di alcuni bug oltre all'aumento del personal break. Rivisti i parametri del matchmaking per municipi dal 9 all'11. Dal 1 gennaio sarà disponibile il boost delle gemme per estrattori, miniere e trivelle. Inoltre sono stati introdotti i classici alberi di Natale, oltre al tema natalizio innevato che per la prima volta quest'anno sarà disattivabile, quindi potremo disattivare la neve che vediamo scorrere in sovraimpressione sul nostro villaggio. Per questo video è tutto, spero che le news di questa settimana vi siano piaciute, tanta guagna per tutti e al prossimo video!